Stefania Di Lino. Nel frattempo che Stefania si prepara a leggere, ricorda gli autori che hanno partecipato a questa antologia. Lo sapete cosa vi posso dire, no? Perché visto, siccome si usa il cellulare, quello che fa tutto, anche il caffè, eccetera, non si guardano più le mail, non si guardano gli allegati. Ah, certe volte si riesce a guardare solo la prima riga. Per la prima volta nella mia vita, mi riferisco al fatto che stiamo facendo un'antologia per uno spettacolo a Montichiari che si terrà. Io ho dovuto scrivere 3 mail a persone che non mi hanno mai risposto. Prego. No, non c'è la musica, quindi senza sì, microfono. Ma non è per te, è per il video, capito? Ma non è importante, no, sennò poi i nemici ci ascoltano. I nemici lo sanno. Questa non la registriamo. Comunque, alle autrici e agli autori qui presenti, vi ricordo che stiamo portando avanti sempre in favore di Rosso Caro un altro libro sulle carceri. Noi siamo stati in carcere, loro vanno in carcere, tutti vanno in carcere. Spesso quando uno torna a casa dice oddio, mio marito è in carcere. Quindi credo che l'idea del carcere, un po' ce l'abbiamo dentro tutti, certo è un po' diversa e non mi voglio paragonare a quelli che vivono fra quattro mura. Però chi dovesse vedere la mia casa... Stefania Di Lino. In effetti era anche una scusa, perché siccome ci portano una cosa alle 9, dice se facciamo prima poi voi ve ne andate la cosa ci resta. E quindi dice perdi un po' di tempo. E allora sto maneggiando? Sì, sto vedendo, legge lentamente. Anche perché tu hai scelto di leggere la poesia di un amico che ogni giorno ancora è presente nella mia vita. Nel senso che anche gli amici stranieri che mi scrivono, che mi traducono, che ci traducono non solo a me ma anche ad altri e hanno insomma altri contatti in altri paesi del mondo, in Spagna, dipendono tutti da quelli che lui mi ha fatto conoscere in Galilea. Quindi tu leggi la poesia, fra l'altro tradotta da me da greco, che non lo leggevo da tanti anni, perché ho voluto, però è stato facile perché ha un linguaggio talmente diretto, no? È stato facile, ma tu ce l'hai il libro, se non ce l'hai te lo regaleranno alla cassa. Sì, no, ma te lo regaleranno alla cassa perché per te c'è. Grazie. Lei mi pare che tu l'hai conosciuta, Naim Raidi, no? Lei l'ha portata a scuola, insomma alcuni di tu l'hai conosciuta, tu l'ho conosciuta in tanti. E purtroppo è andato un anno fa. Di Naim Raidi. Sul massacro dei bambini. A. I bambini in tenera età si fissano, occhi dentro gli occhi, e parlano l'uno all'altro, nel silenzio fragoroso del linguaggio della morte. Non riuscivo a capire. I bambini in tenera età vivono, e ancora più teneramente vanno alla morte. Così il poeta scriveva, non in ebraico, non in arabo, né in un'altra lingua. I bambini massacrati non hanno lingua, come il cielo testimonia. Sembrava parlassero, ma non riuscivo a capire. I bambini in tenera età vivono, e ancora più teneramente vanno alla morte. Così il poeta scriveva, mio Dio, che se stai in cielo, che comprendi molto di più tutto ciò che con la tua saggezza hai inventato, la tua sapienza mi sovrasta e non ti accuso. B. Per un momento cose che non devono essere dimenticate vengono dimenticate. L'uomo possiede la ragione, l'animale il cervello, ma non sono sicuro per chi dei due sarebbe più facile capire.
quando il poeta rivela il crudele segreto della morte. Morte qui, morte là, un bambino qui, una bambina là, figlia qui, figlia là, strappati alla vita, condotti alla morte. Un pianto non ancora iniziato, un pianto non ancora finito. Solo che te la prendo, Ed è una storia perduta. Per stanotte Oreste o Pedro o Pavel vaglia e cerca, cerca e scandaglia, senza darlo a vedere, in giro c'è sbirraglia. Cerca un posto in città in cui dormire, magari un anfratto, lui rifiuto che rifiuta, in qualche cattedrale abbandonata, disegnata dai suoi stessi killer seriali. Ha già imparato Oreste o Pedro o Pavel a pescare carpe obese dalle bianche colibatteriche carni o dal petrolchimico di Lavate, allevate nei pressi della cloaca sul Tevere. Ora sta imparando Oreste o Pedro o Pavel a scavare trincee sotto le stelle. Poi qualcuno gli passerà un'arma. Tira un vento spietato e sarà la crudeltà del caso che l'ordine deciderà al posto di ognuno. La luce è secca nell'aria tanto da spaccare pietre, prosciuga umori, rende estranea ogni narrazione nella stagione dello sradicamento. Nulla appariva il cambio tempo verbale, nulla appariva come prima, perché nulla nel vero era mai stato nel ginepraio del grande teatro. E allora io prendevo la mira, sappiatelo, io prendevo la mira e tutti vi ho uccisi uno ad uno, tutti vi ho uccisi con i miei versi.